Questo è lo studio numero 5, la prima parte, e il titolo è questo: Le ingiustizie sociali, la soluzione biblica. Leggiamo il testo di riferimento. Ecclesiaste capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 3. Mi sono messo poi a considerare tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole. Ed ecco le lacrime degli oppressi, i quali non hanno chi li consoli. Da parte dei loro oppressori c'è violenza, mentre quelli non hanno chi li consoli. Perciò ho stimato i morti, che sono già morti, più felici dei vivi, che sono vivi tuttora, più felice degli uni e degli altri, è colui che non è ancora venuto all'esistenza e non ha ancora visto le azioni malvagie che si commettono sotto il sole. Fratelli e sorelle, qui vediamo proprio Salomone deluso, scoraggiato, addirittura dice beati quelli che sono morti, o addirittura sono ancora più beati quelli che non sono ancora nati. L'amarezza dell'uomo deluso dalle tante ingiustizie conosciute nella vita. Il peccato ha introdotto nel mondo l'ingiustizia, che l'ingiustizia è una conseguenza o una componente, per meglio dire, del peccato. Le ingiustizie dell'uomo contro i suoi simili. Certo, le ingiustizie sociali sono infinite. Noi ci occuperemo brevemente di certe ingiustizie che hanno fatto e fanno soffrire l'uomo. E io vorrei leggere la versione interconfessionale di questo testo di Ecclesiaste 4 da 1 a 3. Dice la versione interconfessionale, che mi sembra ancora più forte della nuova riveduta: ho riflettuto anche su tutte le ingiustizie che si compiono in questo mondo. Gli oppressi piangono e invocano aiuto, ma nessuno li consola, nessuno li libera dalla violenza dei loro oppressori. Invidio quelli che sono morti. Essi stanno meglio di noi, che siamo ancora in vita. Anzi, più fortunati ancora quelli che non sono mai nati, quelli che non hanno mai visto tutte le ingiustizie di questo mondo. Ecco, Salomone è proprio rattristato per tutte le ingiustizie che si commettono nel mondo. E anche noi, credenti come Salomone, anche noi siamo rattristati e ci poniamo le stesse domande di Salomone. Come mai tutte queste cose avvengono? E sotto sotto anche noi, come Salomone, ci chiediamo: ma come mai? Come mai Dio permette tutte queste cose? Fratelli e sorelle, quante volte ho sentito nel corso del mio lungo ministero pastorale ed evangelistico questa domanda: come mai? Perché Dio permette questo e quello? Come mai non interviene? Andiamo per gradi. Prendiamo in considerazione, prima di tutto, un'ingiustizia sociale millenaria, che è la schiavitù. Voi sapete che la schiavitù, purtroppo, arrivata fino al XIX secolo, è stata una piaga, una piaga per l'umanità, una cosa ingiusta che faceva soffrire, morire milioni e milioni di uomini e di donne trattati atavicamente,
alla stregua delle bestie. Gli schiavi erano degli animali, e se quel padrone li ammazzava o li torturava, nessuno diceva niente, perché erano proprio sua proprietà. Ecco perché io dico che l'uomo moderno ha istituito la protezione degli animali. Ma quando mai l'uomo istituirà la protezione dell'uomo e della donna? Che cos'era lo schiavo? Che cos'era? Non chi era. Comunque, ecco lo status dello schiavo. Lo schiavo è chi è totalmente privo della libertà individuale e di ogni diritto, soggetto interamente alla proprietà privata di un padrone per nascita o per cattura in guerra o per vendita o per condanna. E come ho detto prima, la schiavitù, una massa enorme di milioni e milioni di donne e di uomini, erano proprietà dei loro simili che se ne servivano per il lavoro, se ne servivano per tutti i lavori. Addirittura, vi ricordate, i romani mettevano a volte a guardia delle loro ville degli schiavi incatenati, e accanto allo schiavo incatenato c'era la scritta cave canem, fai attenzione al cane. Ma era un uomo, non era un cane che faceva la guardia. Una cosa terribile, la prevaricazione. Questo è stato in tutta l'antichità. La civiltà greca, chiamiamola così, per altri versi molto bella per l'arte, la cultura, eccetera, era basata sulla schiavitù. Non parliamo di quella romana, non parliamo di quella egiziana. Il popolo di Israele, schiavo in Egitto per secoli, era proprietà del faraone come tutti gli altri schiavi. Spartaco, gladiatore schiavo, si ribella a Roma per cercare di rovesciare, non dico il governo della Repubblica, ma almeno di cercare di uscire dal territorio. Ma era difficile, perché Roma, anche 70 e passa anni prima di Cristo, dominava il Mediterraneo, gran parte di esso. Spartaco, gladiatore, si ribella, ma è sconfitto duramente con gli schiavi che lo avevano seguito e avevano battuto duramente anche l'esercito romano, e nel 78 avanti Cristo viene ucciso. Allora, voi mi direte, ma come mai nella Bibbia si parla di schiavitù? Perché qualcuno dice, ma la concezione biblica dovrebbe distruggere la schiavitù. Sì, certo, però bisogna capire i tempi qual erano e le misure che il Signore prendeva. Diciamo che Israele, uscito dalla schiavitù di Egitto e occupando la Palestina di allora, aveva nelle sue leggi date dal Signore, le leggi mosaiche, contemplava questa legge, i diritti dello schiavo e lo proteggeva dall'arbitrio del padrone. Noi riprenderemo il discorso in un altro seminario, quando parleremo della schiavitù del Nuovo Testamento e la posizione del Nuovo Testamento verso la schiavitù. Adesso limitiamoci a parlare della schiavitù nell'Antico Testamento. Gli schiavi stranieri in Israele avevano il diritto di riposare il sabato, quindi erano trattati molto meglio degli schiavi delle altre nazioni. Il diritto di riposare il sabato, infatti, il quarto comandamento dice:
non farai lavoro alcuno, né tu, né il tuo servo, né la tua serva, né lo straniero che abita in casa tua. Se gli schiavi erano circoncisi, potevano partecipare alle famose feste ebraiche. Chi rapiva un uomo per venderlo veniva messo a morte e chi maltrattava uno schiavo era punito. Quindi vedete che la legislazione mosaica contemplava cose che nemmeno il famoso codice di Hammurabi nell'antica civiltà babilonese contemplavano. Vogliamo leggere Esodo capitolo 21, versetto 16 e versetto 20. Chi rapisce un uomo, sia che poi lo abbia venduto, sia che lo tenga ancora prigioniero, deve essere messo a morte. Quindi la legge ebraica contemplava la morte per colui che rapiva un uomo per venderlo o per tenerlo schiavo. La morte. Una legislazione molto severa. Versetto 20. Se uno bastona il suo schiavo o la sua schiava fino a farli morire sotto i colpi, il padrone deve essere punito. E andateglielo a dire ai patrizi romani che facevano crepare sotto le verghe i loro poveri disgraziati schiavi. Poi ancora Deuteronomio capitolo 15, dal versetto 12 al versetto 18. Se un tuo fratello ebreo o una sorella ebrea si vende a te, che capitava che per povertà uno dovesse vendersi o per pagare dei debiti, ti servirà 6 anni, ma il settimo lo manderai via da te, libero. Quindi lo schiavo doveva servire il suo padrone con tutti i benefici che c'erano, con tutti i diritti del riposo, eccetera, doveva servire per 6 anni. Al settimo andava via libero. Quando lo manderai via da te libero, non lo rimanderai a mani vuote. Non è che il padrone ebreo dicesse al servo ebreo che aveva esaurito i 6 anni di contratto, adesso te ne vai, vattene, vattene, sono scaduti i 6 anni, vattene. No, no, dice lo fornirai generosamente di doni presi dal tuo gregge, dalla tua aia e dal tuo torchio, lo farai partecipe delle benedizioni che il Signore, il tuo Dio, ti avrà elargito. Ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese di Egitto e che il Signore, il tuo Dio, ti ha redento. Perciò io ti do oggi questo comandamento. C'è sempre nell'Antico Testamento, specialmente nel Pentateuco, c'è sempre questo monito. Ricordati che tu sei stato schiavo nel paese di Egitto. Quindi comportati bene con i servi, con gli schiavi, con gli stranieri, perché tu sei stato schiavo nel paese di Egitto. Israele non doveva comportarsi come certi ricchi, o per meglio dire arricchiti, che vengono dalla povertà, dalla miseria, arrivati a essere ricchi, cosa fanno? Si vendicano dei poveri
non si ricordano dei poveri, vogliono cancellare questo passato di miseria e si sentono chissà che cosa e opprimono i loro servitori, non si ricordano per niente di quando avevano fame, di quando erano stracciati o dovevano rivoltarsi i vestiti come si usava un tempo, quando non c'erano i casuals, eccetera, eccetera. No, dice, ricordati Israele che tu anche sei stato schiavo in Egitto, quindi tratta con umanità di qui tutti i benefici, i diritti che gli schiavi avevano in Israele e che invece non avevano negli altri popoli. Ecco la posizione biblica, che è quella di umanità. Non era il momento ancora di capovolgere tutta la situazione sociale del tempo. E questa società purtroppo del tempo era basata sulla schiavitù. Ma il Dio deve fare delle premesse prima. Prima di costruire, cosa bisogna fare? Bisogna sondare il terreno, bisogna scavare, bisogna mettere la pietra angolare. Questo doveva fare e ha fatto il Signore in Israele. Però agli schiavi dava una legislazione umana. Ma chi è che andava a dire ai romani: dai un giorno libero ai tuoi schiavi, che si riposino? Ma per carità, lo avrebbero battuto ancora peggio con le verghe e lo avrebbero gettato in prigione o a farlo divorare dalle belve feroci. Roma era feroce, Roma era il mostro famoso descritto dalla profezia di Daniele, ma Roma deve ancora venire, siamo ancora ai tempi di Israele, siamo ancora secoli avanti il grande impero romano, la quarta bestia di Daniele capitolo 7. Proseguo, versetto 16, ma se il tuo schiavo ti dice: non voglio andarmene via da te, egli dice questo perché ama te e la tua casa e sta bene da te. Succedeva anche questo, che questo schiavo, passati 6 anni, dicesse: no, io mi trovo bene da te. Voleva dire che il padrone lo aveva trattato bene, con umanità, faceva parte oramai della famiglia. No, non voglio andarmene. Allora tu fai una cosa, versetto 17, una cosa un po' strana per noi: allora prenderai una lesina, gli forerai l'orecchio contro la porta ed egli sarà tuo schiavo per sempre. Allora questo schiavo che rifiutava di essere considerato libero, stava in casa dopo questa operazione piuttosto dolorosa e rimaneva in casa e faceva parte della famiglia dei servitori, dalla quale lui non voleva allontanarsi perché era stato trattato bene. Quindi vedete che la posizione biblica, anche migliaia di anni fa, di fronte alla posizione degli altri popoli, era una cosa completamente diversa. Versetto 18, dopo aver detto: sarà tuo schiavo per sempre, lo stesso farai per la tua schiava, non ti dispiaccia rimandarlo libero, poiché ti ha servito 6 anni e un operaio ti sarebbe costato il doppio, e il Signore, il tuo Dio, ti benedirà in tutto quello che farai. Quindi vedete come nelle ingiustizie umane il Signore interviene con la sua giustizia, con la sua carità, con la sua misericordia e con una precisa legislazione data attraverso Mosè al popolo di Israele. Veniamo alle nostre ingiustizie, le ingiustizie del XXI secolo. Leggiamo Giacomo capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 6.
A voi ora, o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marcite e le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro, il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Ecco, il salario da voi frodato ai lavoratori che hanno mietuto i vostri campi grida, e le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte agli orecchi del Signore degli eserciti. Sulla terra siete vissuti sfarzosamente e nelle baldorie sfrenate. Avete impinguato i vostri cuori in tempo di strage. Avete condannato, avete ucciso il giusto. Egli non vi oppone resistenza. Un testo molto duro contro i ricchi che si comportano male con i loro lavoratori, e si parla degli ultimi tempi. Diciamo, fratelli e sorelle, ci vorrebbe ben altro tempo a nostra disposizione per trattare almeno sommariamente questo grande tema. Diciamo che la lotta tra capitale e lavoro è uno dei temi scottanti di questi ultimi due secoli. È il profitto quello che rovina tutto. Cioè i ricchi vogliono accumulare denaro a danno dei lavoratori che lavorano per loro. Le 15-16 ore di lavoro del 700 e dell'800 non le dobbiamo dimenticare. Senza protezione, senza pensione, ma che pensione, non c'era niente. Erano trattati come dei moderni schiavi. Il lavoro delle donne, poi, dei bambini, bambini al di sotto dei 10 anni, e le donne, come sempre e anche oggi, sono trattati sempre diversamente dagli uomini. Si vede che la società maschilista considera il lavoro femminile un lavoro di serie B, malgrado le conquiste dei sindacati, che sono riusciti da un secolo poco più a mandare i loro rappresentanti, uomini e donne, in Parlamento. Vi sono sempre ingiustizie e discriminazioni. Le donne, ripeto, sono sempre pagate meno degli uomini. E ancora adesso, se da noi il lavoro dei bambini non c'è, in tante parti del mondo, come in Asia, per esempio, e come c'è? Noi ci meravigliamo, andiamo in un grande supermercato e pigliamo un paio di scarpe da ginnastica a 10-12 euro. E come mai? Una volta queste scarpe qui in Italia costavano 100.000 lire, se ti facevano un po' di sconto 95. E come mai questa roba è a così buon mercato? Andate a vedere dove è stata fabbricata, c'è scritto Made in China, fabbricato in Cina o in Vietnam o in India o che so io. E lì ci sono dei bambini che lavorano. Ma quanto danno a questi bambini, a questi poveri disgraziati bambini, affamati, malati, che invece di andare a giocare, di andare a scuola, sono costretti a lavorare per sopravvivere, e i genitori per sopravvivere devono far lavorare i bambini perché non prendono niente. È naturale, quello che qui si paga 10-12 euro là costerà forse 50 centesimi o anche meno. Ecco il profitto che rovina tutto. E allora, qual è la soluzione biblica davanti a queste ingiustizie? Forse stupirà parecchi non credenti, anche parecchi credenti, che si sono dimenticati di leggere il testo. Fratelli, il fatto stesso
che la Bibbia denunzi così chiaramente queste ingiustizie, come abbiamo appena letto, è una presa di posizione precisa contro le ingiustizie del mondo del lavoro. E allora c'è la soluzione. Qual è la soluzione? Giacomo capitolo 5, versetto 7, versetto 9. No, non è la rivoluzione. No, non sono le armi. No, non è la violenza. No, niente affatto. Ma allora cosa può essere? Come fa la Bibbia, dopo aver denunciato in questa maniera, come fa a dare il rimedio? Ecco il rimedio. Giacomo 5, 7 a 9. Siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando, finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Fratelli, non lamentatevi gli uni degli altri, affinché non siate giudicati. Ecco, il giudice è alla porta. Vi meravigliate? Meravigliatevi pure. Ma questa è la soluzione del cristianesimo. Cristianesimo, non della religione cristiana, che è stata pesantita dagli intrallazzi delle chiese col mondo del lavoro, dall'alleanza della Chiesa dominante con il mondo dei ricchi, perché è diventata ricca anche lei attraverso i secoli. No, questo è il rimedio della Bibbia. Leggiamo ancora altri testi in Colossesi. Colossesi, capitolo 4, versetto 1. Padroni, date ai vostri servi ciò che è giusto ed equo, sapendo che anche voi avete un padrone in cielo. Quindi si rivolge ai ricchi, ai padroni, e dice loro: trattate con giustizia, non per arricchirvi, i vostri servitori, i vostri operai, sapendo che anche voi avete un padrone nel cielo, al quale un giorno dovrete rendere conto del vostro operato. Capitolo 3, versetto 22. Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Fratelli e sorelle, quando io leggo questo testo, mi ricordo di quando, ragazzo di 15 anni, lavoravo in fabbrica, ho dovuto lasciare il seminario di Firenze, via Trieste 23, e ho dovuto mantenere mia madre e i miei fratellini piccoli, perché mio padre era rimasto in Sardegna, mio fratello che era militare in Sardegna anche lui, e io divenni capofamiglia a 15 anni. E meno male che il Signore mi fece lavorare in una fabbrica. Ma in una fabbrica c'erano dei lazzaroni che parlavano sempre di diritti, e sapete cosa facevano poi? Quando dovevano assentarsi per andare da qualche parte, ci stavano via mezz'ora, andavano a fumare. C'erano di quelli addirittura che si nascondevano in mezzo alle assi che dovevano essere lavorate e dormivano per mezz'ora, un'ora, quando vedevano che il capo reparto aveva fatto il giro e sapevano che sarebbe tornato dopo un paio d'ore, approfittavano e andavano a dormire. Ecco perché la Bibbia dice: padroni, date ai vostri servi ciò che è giusto, ma dice anche ai servi, cioè agli operai, diremmo noi oggi, no? Ubbidite in ogni cosa i vostri padroni secondo la carne, non servendoli soltanto quando vi vedono,
come per piacere agli uomini, ma con semplicità di cuore, temendo il Signore. Se l'onestà deve essere nel ricco, deve essere anche nel povero, che siccome è povero, non è autorizzato a fare il pelandrone, a essere disonesto, no? Ecco la posizione della Bibbia, che è per la giustizia degli uni e degli altri, di quelli che comandano e di quelli che ubbidiscono. La soluzione vera, come abbiamo letto in Giacomo, è quella del ritorno di Cristo. Gli uomini non riusciranno mai, sottolineo, mai a stabilire la giustizia su questa terra, perché non sono giusti. Come faccio a dare una cosa che io non ho? È una cosa semplice, ma purtroppo molti non ci pensano. Solo Cristo dice: siate pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Siate pazienti. E io vorrei leggere, avviandomi alla conclusione, una bellissima citazione del celebre evangelista protestante Billy Graham, nel suo libro Il mondo in fiamme, pagina 216, dice: il regno di Dio non verrà stabilito mediante riforme sociali, né mediante principi democratici, né mediante le sole conquiste scientifiche. Esso sarà istituito dalla mano di Dio nel mezzo delle rovine delle nostre istituzioni sociali e statali. La sua istituzione ci viene presentata in molti brani della Bibbia. Uno dei più descrittivi è quella della profezia di Daniele, il quale vedeva l'apogeo del regno di Dio sulla terra come un atto divino e un avvenimento che prendeva avvio in cielo. Ecco che cosa vide Daniele: una pietra si staccò senza opera di mano e colpì i piedi di ferro, d'argilla della statua e li frantumò. Allora il ferro, l'argilla, il rame, l'argento e l'oro furono frantumati insieme e diventarono come la pula sulle aie di estate. Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia. Ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Daniele 2, 34, 35. Questa grande immagine, continua Graham, rappresenta le nazioni del mondo. Questo è un simbolo dell'istituzione del regno di Dio, senza opera di mano e proveniente dal cielo. È opera di Dio, non dell'uomo. Quindi, fratelli e sorelle, difendersi sì, difendere i nostri diritti sì. Il cristiano non se ne sta a un angolino come un cane picchiato, no, deve difendersi con mezzi leciti, certo, deve difendere gli altri, questo sì, deve denunciare le ingiustizie alla stregua della Bibbia, questo sì, è un suo dovere. Violenza e vendetta, no. Che fine ha fatto la classe operaia salita al potere con la rivoluzione di Lenin nel 1917, dopo 70 anni di torture, gulag, morti? È finito in frantumi, quella società è morta d'inedia. Non è morto come il nazismo, è caduto perché non poteva più andare avanti. Qualcuno ha detto è morto di fame. Ecco a cosa porta la violenza, porta ai morti, milioni di purghe
ai tempi di Stalin e degli altri fratelli e sorelle. Concludiamo rileggendo di nuovo il testo di riferimento e ringraziamo il Signore per questa sua presa di posizione in favore della giustizia, e non potrebbe essere diversamente, Ecclesiaste 4, 1 a 3. Mi sono poi messo a considerare tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole. Ed ecco le lacrime degli oppressi, i quali non hanno chi li consoli. Da parte dei loro oppressori c'è la violenza, mentre quelli non hanno chi li consoli. Perciò ho stimato i morti, che sono già morti, più felici dei vivi, che sono vivi tuttora. Più felice degli uni e degli altri è colui che non è ancora venuto all'esistenza e non ha ancora visto le azioni malvagie che si commettono sotto il sole. Però Dio, come udiva le grida degli ebrei che erano schiavi in Egitto, ancora adesso Dio ode le grida degli operai che sono stati e sono trattati ingiustamente. E allora ricorda i ricchi di essere giusti e ricorda i poveri anche di essere giusti. Che Dio ci aiuti a fare tesoro di questi insegnamenti della Bibbia e a ricordarci che il Signore non è sordo, il Signore ascolta e il Signore giudica. E un giorno, quando Cristo ritornerà, manderà in frantumi questa società basata sull'ingiustizia, sugli intrallazzi, sulle miserie morali, sulle sofferenze inaudite, sui crimini. Perciò dice il fratello Giacomo, l'apostolo Giacomo dice: siate pazienti, fratelli, come il lavoratore è paziente e aspetta la pioggia della prima e dell'ultima stagione. Fratelli e sorelle, io vorrei incoraggiarvi, perché l'ora della mietitura spirituale è vicina. Che Dio ci aiuti a essere fedeli e andare avanti ascoltando la sua parola e la mia preghiera. Amen.